La grande kickboxing sbarca a Matera con un evento di respiro internazionale. Si chiama Kickboxing Città dei Sassi e gli atleti in gara sono tutti di richiamo. Siamo alla terza edizione. Dal Palazzo di Matera una buona serata da Piero Giannico. Al mio fianco uno dei migliori interpreti di kickboxing K1 del passato e già campione italiano 2008, Francis Rizzo. Buonasera Piero e buonasera a tutti gli spettatori di Nuvolari. Evento importante, selezione Elite meno 67 kg di low kick organizzato da Biagio Tralli, allenatore della nazionale italiana. Arbitra Marco Pacor questo primo incontro. Sul ring Vito Plasmati all'angolo rosso che affronta Mitat Easteri all'angolo blu. Che incontro ti aspetti? Io penso che sia un match molto tecnico e molto duro anche. Sono due ottimi atleti. Classe 85 di Matera, dall'altra parte Mitat Easteri che ha alle spalle 24 match, 18 vinti, di cui 4 per KO, 2 pareggi e 4 sconfitto. È un albanese di Carpen, classe 92. Dicevamo di Vito Plasmati, beniamino di casa, allenato da Biagio Tralli, 25 match, di cui 18 vinti e 3 per KO, 2 pareggi e 5 sconfitte. È un bello score, quindi ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle perché Vito Plasmati, che in questo momento comunque è caricato dal pubblico di Matera, è campione d'Italia Pro proprio un paio di mesi fa, proprio a febbraio, ha vinto il titolo italiano Pro Ario Nero in Vulture nel Potentino. Dunque match subito carico, caldo, atleta di casa il beniamino, ai guantoni bianchi invece Mitat Easteri ai guantoni neri. Subito fasi di scambio molto accentuati, molto forti. Un Vito Plasmati che cerca di capire quale possa essere la tattica iniziale. Si parla proprio con il calcio, che scivola. Scivola, la kick, si vede il tappeto un po' bagnato. Però subito match con ritmo elevato. Sì, sono tutti colpi forti comunque. Interessante anche l'azione del ragazzo di Carpen. Ancora Vito Plasmati si difende benissimo. Difesa alta. Un bel contrattacco. Mitat in questo momento sta provando ad accelerare il ritmo, però Vito Plasmati reagisce benissimo, è un classe 85. E Mitat sta cercando col suo gancio destro di prenderlo. Plasmati comunque scansa benissimo i colpi. Sa bene che se dovesse incassare un colpo del genere sarebbe fatale per lui. Certo. Ancora subito scambi importanti in questo primo round. Bello kick. E qui finisce il primo round. Bel primo round. Lavora sulla gamba anteriore. Subito comunque le due panchine, li possiamo chiamare così, due allenatori che danno le indicazioni ai loro l'angolo. Ragazzi. L'angolo, diciamo l'angolo. Sono i consigli dove fa fare la differenza poi per affrontare la ripresa successiva. Però qui a Matera c'è un caldo, sì. Non solo al Palazzassi ma è il clima caldo. Non deve essere facile combattere. Sono quei palazzetti roventi dove certo pullulano i tifosi, i veri tifosi, quelli molto passionali. Certo. Poi se c'è l'atleta di casa e la pressione è maggiore. La pressione è maggiore, secondo round. Ancora belle risposte di Vito. Vito Plasmati che difende e attacca. Vedete come Vito Plasmati provi a fare il match adesso. Difende. Questo è il kick gamba dietro, è entrato. Davvero un match equilibrato fino a questo momento. Difende ancora con la guardia alta, guantoni stretti, Vito Plasmati. Easteri che fa
un po' fatica a penetrare. Sì, sta cercando di trovare la chiave del match, ma fa fatica, anche perché Vito si copre abbastanza bene, ha una bella guardia. Guarda questo, anche questo calcio girato, questo circolare. Gli applausi scroscianti del Palasassi di Matera. C'è Plasmati che comunque cerca di tenere a distanza l'avversario, gli saltella addosso, attorno, e soprattutto cerca di non fargli fare il suo gioco. Il suo gioco, esattamente. Ottima condotta di gara da parte di Plasmati. Ancora Isteri che cerca, qui arriva il gran calcio frontale da parte di Plasmati. Ottimo gancio destro. Guarda qui ancora Isteri che va vuoto. Bravissimo. E qua si incrociano sia Isteri e sia Plasmati. Qui ancora Isteri che va a segno. Chiusura della round, anche questo all'angolo. Che match, bella ripresa. Qui vediamo gli highlights talmente riproposti dalla nostra regia. Anche Vito è un buon atleta, comunque colpisce alto, basso, non lasciano niente al caso. Visto questo calcio al collo, laterale al collo, nota che Vito è anche più basso, quindi comunque arrivano. Gara, prima semifinale questa, lo ricordiamo. Secondo, anzi terzo round. Va vuoto Isteri. Che manda giù Vito Plasmati. Isteri che prova ad accelerare. Buono l'interno coscia. Guarda ancora Isteri. Che round, che inizio di round da parte. Hanno accelerato. Adesso Plasmati, ancora Plasmati. Ottimo sinistro. Ottimo incroci. Arriva a segno Plasmati. Questo è un diretto pesante, amici di Nuvolare TV. Un altro sinistro. Ancora Plasmati. Ancora Plasmati, bravissimo in questa azione, efficace. Qui c'è Isteri, prova a mandare al tappeto l'avversario. Marco Pacor invita alla calma qui. Va a vuoto Isteri, è il momento di Plasmati. Isteri lo vedo stanco, lo vedo un po' scomposto adesso. È una gran gara, grande round da parte di Plasmati. Il pubblico inneggia Vito Vito. Il pubblico del Palasassi di Matera. Siamo alle fasi finali di questo terzo un altro round. Destro è entrato. Ora Plasmati. 10 al termine. Va a vuoto. Va a vuoto, Vito è molto più lucido, quindi non si fa trovare. Finisce qui l'incontro. Beh, senti, direi leggermente. Il Palasassi. Leggermente più avanti Vito. Combinazioni più precise. Ripresa. Molto più lucido e composto anche nell'ultimo round. Vediamo quale sarà il verdetto dei giudici e quale guantone verrà alzato al cielo. Comunque un match molto tattico, devo dirti, piacevole, anche abbastanza equilibrato, però Vito aveva qualcosina in più. Sta dicendo il coach, tu sei più veloce dell'avversario. Certo, certo. Perché quello che vede il tecnico da sotto, l'atleta non lo vedrà mai. E allora, il verdetto.
vince Vito Plasmati, direi con merito, lo sai? Sì. Allora amici di Memorale TV, tra poco per la... Ancora insieme amici di Nuvolari TV con questa seconda semifinale. Da una parte Giuseppe Palermo, dall'altra Ayub Karshak. Chi vince raggiungerà in finale Vito Plasmati, che nel match precedente ha battuto Mithat Easteri. Sicuramente abbiamo di fronte due atleti anche qui di grande spessore internazionale. Certo, questi sono match che vogliamo vedere, sono match duri. Ottima tecnica, ottimo attacco, contrattacco, non si risparmiano. Sono Giuseppe già partiti Palermo, a bomba. 8 match sin qui disputati, 7 vittorie di cui 3 KO, 0 pareggi e una sconfitta. Ayub Karshak, marocchino, allenato da Said Sagir. Una curiosità, lui si allena in Val Camonica, alle spalle ha 13 match disputati, ne ha vinti 10, 1 per KO, ha un pareggio e 2 sconfitte. Dal curriculum già possiamo capire come potrebbe andare questo match. Ah, colpi alle gambe fanno male, ma lui li sente. Subito un inizio di round dove i due atleti si sono sicuramente... Si sono già assaggiati bene. Assaggiati e si stanno misurando. Vedi questi colpi ai fianchi? Io inizio a vedere il marocchino un po' in difficoltà. Ha sentito 2 o 3 colpi bene assestati alle gambe. Andiamo allora a ricordare ai nostri amici telespettatori i guantoni dei due lottatori. Guantone nero per l'italiano e guantone bianco per il marocchino. Termina qui il primo round. Ma direi un match avanti per l'italiano. Per Giuseppe Palermo, nato a Napoli ma vive a Caserta. Devo dirti che dalla... da Ayub Karshak mi sarei aspettato qualcosa di più. Ma non è detto, magari si potrebbe riprendere in questa ripresa, bisogna vedere cosa gli dicono all'angolo. La prima ripresa, meno male, è sempre un po' agli atleti. Qui siamo sicuramente sul filo della parità. Sì. Anche perché è un match delicatissimo, c'è una finale in palio. Devono cercare anche di preservarsi per non farsi male, quindi è anche quello il bello. Evento organizzato in maniera maestrale da Biagio Tralli, allenatore della nazionale italiana e uno dei grandi di questa disciplina sportiva, che porta a Matera ancora una volta la grande kickboxing, oltre ad aver forgiato gli atleti che oggi sono il fiore all'occhiello della kickboxing, non solo in Italia ma anche nel all'estero. Mondo. Tanto vediamo proprio Palermo aggredire Karshak. Guarda Karshak adesso prova a uscire dall'angolo. Ora Karshak il calcio. Karshak un po' confusionario. Però vedi, è un incassatore Karshak. Poi riesce molto a schivare molto bene i colpi. Sì. Qui va vuoto Palermo. Ha rischiato Palermo. Viene punito da questo calcione. Non deve abbassare la guardia perché sono colpi imprevedibili. Ancora Karshak. Qui c'è Palermo. C'è ancora la fase di studio in questo momento centrale della... round.
tutto sommato ancora in equilibrio l'incontro. Qui c'è ancora uno scambio di calci, di middle kick. Ad alto basso. Ancora qui la buona difesa, Guantoni alti da parte. Il montante destro è entrato di Palermo. A vuoto Karsciak, prova ad affondare Palermo. Due sono vicinissimi. In questo incontro fuori misura. In questo incontro però la prestanza fisica non aiuta Karsciak. Intanto qui termina il secondo round. No, no, certo, perché avendo un avversario più basso, nel momento in cui ti entra dentro la misura ti manda fuori tutte le tue espressioni, le tue iniziative vanno fuori misura, quindi non entrano. Palermo comunque, se vedi, ha una condotta di gara che predilige il colpo medio-basso. Sì. Solo rare volte ha provato a colpire al volto l'avversario. Secondo me anche per una questione di altezza. Arrivi molto prima al tronco, al plesso solare, che al volto. Infatti la migliore strategia è partire prima sotto e poi sopra. Le indicazioni di Said Sagir precise. Ma all'atleta. Penso che gli avrà detto dai tutto, è l'ultima ripresa. Sì, perché in questi momenti il coach deve essere sintetico ma efficace, efficace in quelle poche parole. Il coach fa da psicologo all'angolo. Ma ci sono partiti a tuono. Terzo round, guarda qui Palermo, raffica di colpi. Come direbbe Francis Rizzo con il suo motto, raffica a grandinelle. Alla grandine. Alla grandine. Ecco, questo è un altro colpo che è duro. Ancora che è entrato, Palermo, ancora Palermo. Colpo 1-2 di Palermo. Ecco, secondo me se Palermo insiste potrebbe terminare prima del limite. Ancora Palermo, difficoltà Karsciak. Palermo che sta accelerando il ritmo della sfida. Buono colpo al fegato. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di questo round, terzo round. A vuoto Karsciak, poco lucido ancora Palermo. Buono, al fianco al fegato, sta lavorando bene al corpo. Intelligente Palermo, ancora Palermo 1-2 ai fianchi. Alto, poi ancora basso, chiude calcio sempre con la gamba. Beh, diciamo che la gamba del marocchino ormai, la gamba dietro ce l'ha fuori uso. Qui è Palermo, testa bassa, non dico pedalare, è pugilare in questo caso. Sì, un gurò di box veramente alto. Ancora Palermo, prende un po' di fiato, Karsciak in difficoltà. Arriva qui il gancio violento al volto, qui a vuoto ancora Karsciak. Qui ancora gancio, Palermo. Qui scivola. Scivola Palermo. Termina l'incontro. Gran bel match. Beh. Vedo probabilmente in vantaggio di poco però Palermo. Sì. Molto più completo con le combinazioni, partito alto, finto basso. Ha cercato il fegato, insomma, io penso che i giudici sono quelle cose che guardano e che contano di più. Guarda qui come va diretto col sinistro. E allora a questo punto non resta altro che aspettare il verdetto che tra poco arriverà. Il direttore di gara è già schierato al centro del ring. Ascoltiamo. Momenti importanti. Vince dunque Giuseppe Palermo. Bel match. Bel grande match, incontro. Duro.
finale di questa kickboxing Città dei Sassi tra Giuseppe Palermo e Vito Plasmati. Il beniamino di casa che affronta Giuseppe Palermo. Che match ti aspetti? Da vedere, perché questi arrivano tutti e due da un match precedente, quindi hanno traumi precedenti e la stanchezza anche del match prima. Però mi sembra che siano in ottima forma. Sono partiti bene, forti tutti e due. Di nuovo una buona serata da Piero Giannico e naturalmente da Francis Rizzo. Vi commentiamo questa terza edizione della kickboxing Città dei Sassi qui dalla Pala Sassi di Matera. È finale di questa selezione elite meno 67 kg di low kick, evento organizzato da Biagio Tralli, che è il direttore tecnico della Dynamic Center di Matera, nonché allenatore della nazionale italiana e referente anche regionale per la Basilicata. Una testata involontaria. Niente di grave. Con Francis andiamo anche a indicare quelli che sono gli atleti in pedana. Con i guantoni bianchi abbiamo Vito Plasmati con guantoni bianchi e con i guantoni neri Palermo. Adesso vediamo un colpo da dietro. Vito Plasmati che è partito subito a razzo. Sì, vuole vincere. Vuole vincere, quindi dà tutto. Ha il pubblico che dà la sua. Il pubblico di Matera scandisce il nome del proprio beniamino. Qui scivola Vito Plasmati. Pesalta per Giuseppe Palermo. Ancora Plasmati. Qui scontro. Ottimi scambi per tutti e due i fighter. Ancora con middle kick. Buono Palermo al contrattacco. Guarda Plasmati come si difende adesso. Allarga leggermente la guardia. Ancora Plasmati che incassa. Qui Palermo sta prendendo leggermente il dominio territoriale. Ancora sta facendo sentire. Palermo, i due si danno il batticinque. Devo dirti la verità, la bellezza di questa disciplina, oltre ai colpi spettacolari, ma anche il rispetto. Sempre. Sempre, alla fine di ogni match diventano sempre grandi amici. E più se le danno e più si vorranno bene. Primo round molto equilibrato. Parliamo sempre di tre round da tre minuti. No, qui siamo tre round da due minuti. Tre round perché è un torneo, sono due match in una sera, quindi preservano. Io ogni tanto imparo qualcosa di nuovo, lo sai. Ci sono anche i tornei della stessa serie che fanno comunque tre minuti, Poi è la federazione che stabilisce determinate regole. Comunque uno spettacolo godibile, match che scivolano via velocemente. Alla grandine. Secondo round che è appena iniziato. Ancora Plasmati, che colpo. Dai, ragazzi! Subito si scatena il palasassi. Ancora Vito Plasmati, salta sulle gambe, poi c'è Palermo, colpito duro Palermo. Avverte arbitra un colpo ai genitali. Marco Pacor, arbitro internazionale, arbitro di riferimento, arbitro di punta della Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shootbox. Adesso è Palermo che attacca frontalmente, ancora Plasmati che prova a difendersi, ma ancora Palermo a vuoto. Plasmati, adesso è Palermo, colpisce sia di middle kick e sia di destro, va a terra Palermo ma scivola. Gli applausi del pubblico del Palasassi. Ancora Palermo si difende, pubblico
incoraggia Vito Plasmati. E qui guarda Palermo. Palermo si fa sentire con le braccia comunque. Palermo è un grande tecnico, sì. Vedi come difende. Adesso è stato colpito al volto questo diretto. Ecco, si lo chicca, le gambe si fanno sentire alla lunga. Ancora Palermo, guarda come affonda Palermo. Poi c'è Plasmati. Adesso fa scorrere i secondi. 12 secondi al termine di questo secondo round. E continua a martellare la gamba di Palermo. Ritmo che è leggermente sceso. Finisce qui il secondo round. Più lento rispetto al precedente. Sì, sì. Piero Tralli che dice come deve condurre il match. Certo, le giuste linee, perché a questo punto la differenza la fa chi trova la chiave del match. Dunque tra un po' terza e ultima ripresa che decreterà il vincitore di questa terza edizione della Kickboxing Città dei Sassi. Bravo Pietro Tralli ad aver portato tutta questa gente al Palazzo. Certo, non è facile. Matera, città tradizionalmente votata al basket, alla pallavolo, ma da diversi anni gli arti marziali stanno spopolando. La kickboxing, e qui bisogna essere bravi, veramente entrare sul territorio, a penetrare nel tessuto sportivo del territorio. Terzo round decisivo. Non dimentichiamoci anche il calcio a Matera. Certo. Ancora Vete Plasmati, adesso incassa e difende benissimo i calci qui, questo circolare. Plasmati è molto più composto sulle gambe, quindi quando attacca, attacca bene. Però vedi anche Palermo come va di contrattacco. Più aggressivo ancora Palermo, ma c'è la buona difesa di Plasmati. Bel match amici, bel match che ci state seguendo da casa. Penso che sarete d'accordo con noi. Guarda questi scambi. Siamo entrati. Plasmati che sta viaggiando tanto con questo low kick gamba dietro. Quasi negli ultimi 40 secondi del match. Guarda ancora Plasmati, testa bassa. Poi comunque anche Palermo lavora molto ai fianchi. Diretto al volto di Palermo, ancora col calcio frontale. Fasi finali, due atleti che sono stanchi. Molto stanchi tutti e due. È proprio qui che bisogna stare attenti. Attenzione. Vedi, potrebbe partire il colpo esplosivo da un momento all'altro. Guarda Palermo e i Plasmati abbracciati, sono sfiniti. Finisce qui l'incontro. Si abbracciano i due atleti. Adesso solo il verdetto finale. Ma anche di non la verità, qui siamo al limite del pareggio, perché se ci scappa un extra round non mi meraviglio. Grande applauso. Attendiamo il verdetto. C'è un Plasmati che mi ha convinto, sì, per buona parte della partita, del match. Ha lavorato tanto. Però non mi è dispiaciuto neanche Palermo. Anche Palermo, un bel atleta. Perché non solo ha incassato, ma comunque quando ha colpito, quando ha affondato, è stato, certo, molto incisivo. Quindi direi che i giudici hanno veramente da lavorare in questo momento. Non è facile. No. Si decreta un vincitore e un vinto. Il verdetto, tutto è pronto per la proclamazione del vincitore di questa terza edizione della Kickboxing Città dei Sassi.
Vediamo chi tra Giuseppe Palermo e Vito Plasmati alzerà la coppa. Vince Vito Plasmati questa terza edizione della città dei Sassi di Matera. La giusta gioia, il pubblico di Matera in visibilio. E ha fatto un bel lavoro anche il suo maestro all'angolo, gli ha dato le giuste direttive, mano ripresa per ripresa e l'ha portato alla vittoria. E allora onore al vincitore, l'inchino di Plasmati a colui che è stato sconfitto in questa finale, Giuseppe Palermo. A tra pochissimo per l'ultimo eccitantissimo incontro. Oh no, un graffio qui e uno ancora più grosso qua. Danni del genere possono capitare a chiunque. Ripararli è costoso e riverniciare l'auto può costare una fortuna. Vi presentiamo Renumax, il trattamento per i graffi che protegge la vostra auto e i vostri soldi. Renumax è una formula brevettata che riempie ogni graffio o strisciata con milioni di microparticelle. Poi, mentre si asciuga in pochi minuti, lascia una finitura liscia, priva di segni e brillante, che protegge la vostra auto per anni. Funziona su tutti i tipi di veicoli e su qualsiasi colore di vernice. È il modo più veloce e rapido per eliminare graffi e strisciate dall'auto. Applicate direttamente Renumax sopra il graffio e lasciatelo asciugare. Come per magia, il graffio scomparirà. Guardate di nuovo. Nemmeno le strisciate superficiali sono un problema per Renumax. Basta applicare e lasciare asciugare. Ed è come nuovo. Non c'è bisogno di grattare, sabbiare e levigare. E non dovete neanche stropinare. Renumax fa tutto il lavoro al posto vostro, ridonando anche lucentezza. Il segreto sta in una formula brevettata che riempie i graffi con milioni di microparticelle. Si asciuga in pochi minuti, lasciando la superficie liscia, pulita e senza graffi, proteggendo la vostra auto per anni. Tenetene uno in macchina, così lo avrete a disposizione quando servirà. Ho provato Renumax, l'ho passato sui graffi e la mia auto sembra come nuova. Renumax fa meraviglie su qualsiasi colore e qualsiasi superficie. Macchine, camion, barche, moto, camper e altro. Altri prodotti funzionano solo su graffi molto sottili, ma con Renumax anche i graffi molto estesi non sono più un problema. Non c'è bisogno di stracci che sprecano un sacco di prodotto. Il conveniente applicatore a spugna spalma Renumax anche su aree ampie e superfici curve, come specchietti retrovisori, in una sola facile e veloce applicazione. Non devi carteggiare nemmeno dare la cera, lo applichi sopra ed è fatta. Quindi non spendete soldi in officina per levigare e ridipingere graffi e strisciate. Risparmiate tempo e denaro con un solo flacone di Renumax. Oggi per l'incredibile prezzo che vedete sullo schermo. Ma aspettate, se chiamate ora, raddoppiamo l'offerta. Riceverete un secondo flacone di Renumax compreso nel prezzo, e se non rimuove tutti i graffi e le strisciate in modo veloce e facile, rimandatecelo e vi rimborseremo completamente. E c'è di più: ordinando subito avrete anche compreso il lucidante per auto. Fate brillare e proteggete la vostra auto dentro e fuori. Cruscotto, sedili e rifiniture esterne brilleranno come nuovi. Ma non è ancora finita: compreso nell'offerta avrete anche l'aspirapolvere per auto portatile. Si attacca direttamente nell'auto per pulire gli interni anche mentre viaggiate, e la speciale bocchetta inclusa raggiunge i posti più difficili da pulire. L'aspirapolvere ha un valore di 50 euro, ma per voi è compreso nel prezzo. Potete avere due flaconi di Renumax con lo speciale applicatore a spugna, il lucidante per auto e l'aspirapolvere portatile per l'incredibile prezzo che vedete sullo schermo. Cosa aspettate? Ordinate ora! Giannico e da Francis Rizzo. Palasassi di Matera, Prestige Fighter, incontro che chiude questa terza edizione della Città dei Sassi Kickboxing, ripetiamo, Città dei Sassi, l'evento organizzato da Biagio Tralli. Abbiamo assistito prima al successo di Vito Plasmati nella selezione Elite meno 67 kg di low kick. Adesso Julien Günther che affronta l'altro beniamino di casa, ovvero Giuseppe Di Cuia. Questo è un match di full contact, infatti come possiamo notare hanno i pantaloni lunghi,
sono tutti colpi che con le gambe sono dalla vita in su, quindi il low kick, l'interno coscia non valgono. Anzi, se si vengono, se dovessero tirare un low kick o un interno coscia, vengono richiamati. Gara affidata a Marco Pacor, l'eccellenza degli arbitri italiani nel mondo, lo possiamo definire così, Marco Pacor. Allora, Giuseppe Di Cuia merita una presentazione che si fa ai grandi campioni. Pensate, 32 incontri, di cui 24 vinti e 6 per KO, un pareggio e 7 sconfitte. Ma non è tanto il numero degli incontri disputati quanto i titoli, perché ha vinto di tutto, anche il titolo intercontinentale in Gabon nel 2013, battendo uno dei miti, ovvero Janic, e poi è stato anche campione del mondo Waco Pro. Quindi parliamo di un atleta italiano fortissimo, allenato da Biagio Tralli. Grande maestro Biagio Tralli, ha comunque tanti fighter, degli ottimi atleti, e sta facendo un ottimo lavoro in questi anni, sta tirando color fuori dei oro, bei prodotti. I pantaloni di Giuseppe Di Cuia, color Cozzi blu duri. Invece quelli di Julian Gunther, che ha l'attivo 40 incontri, 22 vinti, 0 pareggi e 18 sconfitte. Primo round. C'è anche un cane che abbaia. Ci sono anche loro, sì, vestono le famose paperette che si usano per coprire il collo del piede, che nella full contact vengono utilizzati. Siamo di fronte a due campioni in assoluto. Guarda qui, sto circolare. È un bel controllo anche. Fantastico. Ancora Di Cuia. Difesa di Di Cuia bassa. Qui Gunther scarica, ma ancora una volta la difesa di Di Cuia è eccezionale. Prova il colpo al volto, ancora bello, Di Cuia che si difende. Bello, destro, aggancio al fegato, esce fuori bene. Tutti i colpi caricati comunque. Guarda qui, Di Cuia, cosa combina l'avversario. Guarda ancora qui questo calcio girato da parte di Di Cuia. Bravo, bella ripresa. Vedo l'atleta di Biagio un po' più avanti, perché i suoi colpi sono più incisivi e più duri. Vedi? Mentre Julian sta cercando di difendersi, sì, portare qualche colpo, ma non sono colpi forti. Vedi Francis, la bellezza di questo sport non è tanto quanto carichi di potenza, è il colpo che arriva a destinazione, avversario. Perché puoi dare anche un colpo non fortissimo, no, ma che ti manda al tappeto. Certo, basta poco. Io lo dico sempre, il colpo giusto, il famoso colpo della domenica, è quello che ti fa perdere il match. Anche perché in allenamento provi delle tattiche, poi durante il match può succedere la qualunque. Può succedere qualunque cosa, esattamente. Quindi una disciplina fantastica, anche qui il patrocinio della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai, Savate Shootbox. Anche qui il presidente Donato Milano e il Consiglio federale stanno facendo un grande lavoro di promozione. Anche Massimo Liberati ci sta sempre molto vicino, ci aiuta tantissimo negli abbinamenti, nella ricerca dei fighter. Massimo Liberati poi è uno dei grandi miti del passato della kickboxing. Penso proprio di sì. Sì, ma Donato Milano è stato uno degli apripista di questa disciplina. Andiamo molto attento in fase di studio. Comunque, vedi, Julian non prende iniziativa. Ma anche perché affrontare Di Cuia non è mica roba da tutti i giorni, non è semplice. Perché, anche perché guarda com'è agile, come schiva ogni colpo. Guarda qui. Qui c'è tecnica pura, ragazzi. Circolari bellissimi. Arriva la scarica da parte di Di Cuia, esperienza da vendere per l'atleta allenato da Biagio Tralli. E qui prova una spazzata bassa, perché nel full contact si può fare la spazzata bassa.
ancora di Cuia. Quindi Cuia che sposta proprio Gunther. Questo colpo ora bravissimo a schivare il colpo da pugilato. Parte proprio di Julien Gunther. Guarda qui di Cuia, guarda qui di Cuia come infiamma il palasassi. E ora è girato. Adesso c'è Gunther che non ci stava al contrattacco. Termina anche questo sul suono della campana. Che match pazzesco! Bravo, ottimo atleta. Sta iniziando a salire. Il ghiaccio sulla nuca che cosa serve? Serve per rinfrescare, più che altro perché ti si scalda il cervello. E allora, nel vero senso della parola, proprio ti si scalda il cervello. Allora si usa il ghiaccio sulla nuca per rinfrescare e far sì che l'atleta ritorna fresco in gara. Tanti usano buttare l'acqua addosso, tanti usano lo spruzzino. Io sono favorevole al ghiaccio sulla nuca. Poi comunque in ogni caso tiene anche alta la concentrazione, perché un conto lo spruzzino, un conto il ghiaccio, che comunque ti rinfresca veramente le idee. Certo. E non è una battuta questa. No. Terzo round. Che questo da 2 minuti. Julien Gunther che affronta il beniamino di casa, Giuseppe Di Cuia. Guantoni rossi per Di Cuia, guantoni blu per Julien Gunther. Molto esplosivi quando partono. Adesso Gunther colpisce in pieno volto Di Cuia. Ancora fase di studio, nonostante il terzo round. Due atleti molto agili, veloci. Ah, tutti e due composti, molto belli da vedere. Guarda qui Di Cuia, questo calcio piazzato. Ora schiva il colpo di Gunther. Adesso prova a sferrare questo 1-2 al volto. Il gancio va vuoto da parte di Gunther. Di Cuia! Destro basso. Fantastico! Prova a penetrare ancora Di Cuia. Ancora Di Cuia. C'è Gunther che incassa. C'è sempre una risposta. Bellissimo incontro. Ancora Di Cuia, 1-2 al volto, 1-2 al volto, l'avversario che si chiude a riccio. Ancora Di Cuia, ancora Di Cuia, ancora Di Cuia. Va a terra. Fegato. C'è il conteggio di Marco Pacor. Non ce la fa. Preso in pieno. E dunque KO tecnico, il vincitore di questo Prestige Fighter, guarda qui. Colpo assestato in maniera perfetta. Va a terra. Molto preciso come leader. Acclamazione e standing ovation per Giuseppe Di Cuia da parte del Palasassi di Matera. Complimenti al maestro Biagio. Ha dato le giuste direttive per vincere il match. Comunque Biagio Tralli ha organizzato un evento strepitoso. Bellissimo. Guarda i due atleti che fino a pochi secondi fa, certo, si sono affrontati, si sono dati battaglia, adesso amici più di prima, l'abbraccio, il fair play in campo. Da questa disciplina molte altre discipline, certo, dovrebbero prendere l'esempio. Tutto sul ring, fuori amici. Fuori amici. A differenza del calcio che si picchiano fuori e dentro. Ecco perché discipline come la kickboxing dovrebbero essere prese di esempio e valorizzate. Certo. Anche in questo senso la federazione col presidente Donato Milano è autrice comunque di una promozione legata proprio al fair play, al rispetto. Infatti viene in questi ultimi anni sta entrando anche nelle scuole per il problema del bullismo,
e diciamo che stiamo cercando di sensibilizzare i giovani appunto a questo sport. Andiamo allora al verdetto, amici di Nuvolari. Lo stemma del comune di Matera alle spalle di Vincenzo De Cuia. Il verdetto naturalmente scontato con la vittoria di De Cuia per KO tecnico. E dunque sventola l'effigie, il gonfalone, chiamiamolo gonfalone del comune di Matera. E per De Cuia che alza al cielo l'ennesimo trofeo importante, questo è importante perché lo vince in casa. E allora terminiamo qui la nostra lunga maratona, grazie a Francis Rizzo. Grazie a te Piero. Grazie a tutti voi amici di Nuvolari TV, continuate a seguirci sempre ovviamente nel segno della grande kickboxing. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Per Giuseppe Di Cuia e Julien Fulterra in quest'ultimo incontro sul ring qui del Malasassi. Giuseppe.